tutti, stasera vedete non sono sola, ho i padrini, eh? i padrini dei cuochi, perché in effetti mi sembra giusto che sia così, visto che eh, credono tutte e due molto nei cuochi che andremo a presentare. Vi presento subito Giuseppe Calabrese, critico neogastronomico della Repubblica, ma non solo, di La Repubblica, la Repubblica. della Repubblica magari. Eh? E, e il nostro Michele Marcucci, che è la prima volta che viene qui ad Aspettando il Tg. Definirti beh, è un po' difficile perché avevamo provato durante, prima della trasmissione maestro di accoglienza, poi fine... Beh fine fine finissimo eh, collezionista di grandi etichette eh, grande ristoratore eh, l'enoteca Marcucci è un posto dove eh, potremmo dire eh, si gode un'atmosfera particolare fra eh, il museo e al tempo stesso una grande eh, voglia di stare in strada e di vivere allegramente la notte mangiando bene e bevendo ancora meglio questo insomma in sintesi è Michele assolutamente, come lo potresti assolutamente. definire Giuseppe bravo mi sembra la cosa più sintetica. Più, più sintetica sono stata un po' verbosa eh. Vediamo invece i vostri due chef, eh, chi saranno? Ah no, pensavo che dovessimo cucinare Michele, volevamo mm. fare un blitz no? Allora, facciamo... Michele ha detto di no, ah. ma non cucini? Poco Come mai? Che... Faccio prevalentemente le cose sulla brace, Ah, questo non ci vuole una grande... No, no però ci no, ci vuole... la, sai i legni, eh. la temperatura le Bene, Insomma, allora non è, subito Alla fine è difficile la cottura alla braccia allora, i segreti per fare una buona brace, visto che insomma durante le feste avremo occasione di fare una bella grigliata. I segreti sono il controllo del calore a seconda del piatto che viene cotto, no? Quindi, e e anche l'aromaticità la, del, del legno. Allora, diciamo, bistecchina. Bistecchina la cuocerei con, avendocela, una bella legna di vite. Bella, grossa. Sei d'accordo, Giuseppe? Ah, io sono sempre d'accordo con Michele. <ride> anche perché voi, al te, al, nel periodo in cui eh, c'è a Tavola sulla Spiaggia, ideato da Gianni Mercatali al eh, Forte dei Marmi, ecco, voi due siete dei protagonisti molto, molto importanti nella giuria, fra l'altro, quindi avete modo di apprezzarvi Ma Io quest'anno ho partecipato anche come concorrente. Come concorrente. hai eh, partecipato come concorrente e con hai mia fatto insieme a tua moglie, moglie. E hai fatto un piatto eccezionale, vero? Vero, vero, mm. un piatto di cui avevo parlato con uno dei due chef che vengono qui. Ah eh, quindi poco. avevi preso ripetizione. No, gli avevo ah, spiegato ah, che cosa volevo sei. fare, ci eravamo confrontati una sera a tavola e quindi insomma... Quindi andiamo a scoprire anche le altarini, avete capito, di, questi, di questa serata particolare. Allora, invece, ma mm, dimmi un po' Michele, eh, siamo rimasti alla bistecchina, facciamo un maialino alla griglia. Eh, io ci metterei quasi dei, dei sarmenti di vite. Sempre con la vite eh, sì. allora? Sì, o tipo frassino, ecco cose così, le cuocerei un pochino più lento. E alzerei invece... la griglia e lo, lo scocerei un pochino più Alzare lento. Alzare la griglia. Sì. E invece il bisteccone classico? Il bisteccone classico gli darei grande calore iniziale e poi lo alzerei e raggiungerei la temperatura facendo cuocere prevalentemente sull'osso. Ecco, ma orientandola per verticale o lasciandola diretto? Io di tendo, io faccio quello che lo chiamo il cubo e ecco. lo cuocio quasi su sei lati, la taglio che diventa quasi un piccolo cubetto, la, la, la ruoto di continuo sui sei lati. Ah, questo è interessante. Lui usa un tipo di carne molto particolare, tra l'altro. Che eh? tipo di carne usi? Ma io vario continuamente a seconda di quello che trovo e di quello che c'è sul mercato. Che potrebbe essere anche localissima, come. No, usa una, co una carne? Eh. Non lo, forse non la usa più, ma, ma la usava. Allora, Quest'estate la della... usava. Allora, no, 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 usava una carne. carne che si chiama dry age o qualcosa ah, di. Ah, è più che una provenienza, è un sistema di. Ah, dry di age. Via, e diciamo quindi cosa sarebbe? Dry age, secco, dry ed secco. Sì. Age, age. in pratica invecchiarla viene, secco? Sì, viene seccata in, in una scella areata. Via. In poche parole è quello. Quindi vedete quanti segreti ci sono dietro magari a un piatto che viene presentato in modo così semplice, una bella bistecca, però la provenienza della carne e anche il modo in cui viene frollata è importante. Ah, non solo il tipo di legna è importante, l'altezza invece... L'altezza dipende dal da tempo di cottura e da quello che si va a cuocere. Se il tempo ecco, di e cottura... Parliamo sempre di questa bistecca al cubo che mi interessa, ecco, farla rotolare a quasi a sigillare inizialmente sui selati e poi alzarla se no si bru brucierebbe, eh, co con un controllo diciamo costante della temperatura perché la bistecca alta così è il, pro il problema di raggiungere una temperatura accettabile all'interno. Hai perfettamente ragione e il sale a che punto? Io te lo dico alla fine. Bene, allora lui cucina questo e già mi sembra che non sia poco. No, non è poco, non eh, è poco. Invece, Giuseppe ha eh, bella persona che, che dà ripetizioni ogni tanto e che è. Andiamo a introdurlo: Marco Stabile, eccolo qua. <ride> eccolo qua. Ecco. Insieme a Valentina Guttadauro che lo aiuterà e che è invece la nutrizionista con cui hanno creato dei piatti eh, giustamente per poter valorizzare il piatto e la salute. Assolutamente, è importante Marco. oggi vedere un po' tutti gli aspetti. No? Vabbè certo, senti Marco, eh, quando era più giovane lui veniva eh, in cucina tanti da te anni fa. tanti <ride> tanti Porco. anni fa, quando l'ora d'aria era vicino eh, in, in via Ghibellina, no? Sì. E allora, ma anche ora ogni tanto eh, mi eh, faccio vedere. Però, si ingrembiola e si mette lì. Ma com'è lui? Eh? Averlo intorno è preciso, un grande sportivo? Allora, è preciso, molto creativo, quindi mi, mi, a volte mi spinge se tu di... che spingi lui? O lui no, no, io lo trattengo. Io lo trattengo, lo, trattengo. lo trattengo. Mamma mia, il piatto più creativo che hai fatto? Perché ogni tanto posti su Facebook delle, no, delle no. seratine in famiglia, ma incredibile. So. Forse eh? quello che ho fatto quest'estate a tavola sulla spiaggia era, insomma, era, era, molto, era, molto, era molto me. Ecco, era molto me. Era, era anche era molto romantico, comunque sì, era molto, sì, vogliamo dirlo, era descriverlo un, un po'. No, era un piatto che l'abbiamo fatto. Io e mia moglie insieme, la prima volta che cucinavamo insieme, quindi per noi è stato un evento. Si chiamava You and Me proprio perché mescolava le nostre due anime. Per cui la creatività mia eh, era una crema di pane eh, aromatizzata con eh, frutti di mare, quindi tutto cotto e poi frullato tutto insieme. Eh, Ma anche la presentazione il tema, era. Il molto tema bella, erano eh? le arzelle di Forte dei Marmi, quindi esatto. questa crema di pane era frullata insieme alle arzelle, che poi erano messe anche sopra con. Uh, un olio al, uh, al prezzemolo con del pane croccante e uh, non mi ricordo, e basta, questo era in beh, abbinamento Non è tanto semplice, no, eh, detto così Non semplice perché i passaggi erano tanti, erano lunghi, in abbinamento, questa invece è la parte di mia moglie, un gaspacio, lei è molto più minimal rispetto a me un gaspaccio che è la sua essenzialità in cucina ecco, abbiamo perché due, lei ti fa sempre solo il no però lei è per una cucina un po' più, un po più essenziale mitica. esatto e eh, anche un po' più salutista <ride> questo che c'è, <ride> lo <lei>, possiamo dire <ride> Quindi lui io è sono per una cucina un po' più creativa ugualmente salutista quando è possibile ma fondamentalmente buona Buona, è vero. E invece Michele, tu per che tipo di cucina, per quale tipo di cucina sei? Ci quando, sono dei piatti di ristorante famosi? Sì, quando sono pentito solo a casa mi pente <ride> faccio il riso bianco, le verdure bollite. No, Poi insomma, durante la penso. sera esagero sempre. <ride> Queste eh? occasioni di pentimento sono cicliche? Sì, quasi Oppure, tutti i giorni, ecco, il giorno guarda, dopo. Guarda. Vedi? Ecco, ah, vedi? Eccolo qua. Ecco qua. Questo vedete è, è il more. momento eh? proprio Eh muore questo, eh sì, questo è amore, sì sì. Questo è un grande, grande amore, è vero, fra l'altro lui cucina veramente spessissimo per tua moglie sì, e per no, vostra no, figlia. Sì, no no, spessissimo, quindi, ci divertiamo molto. Quindi lui ha tante passioni, sua moglie, quindi la famiglia, la cucina, la bicicletta, il lavoro. Sì, insomma tante, insomma, tante, tante, una bella Poi vita sono piena. Anche, sì. anche altre. Allora, torniamo invece a lui. In questi momenti tristi di riso in bianco, e, e invece la sera, proprio quando ti vuoi bene, allora, dici no. stasera mi faccio un peccatone grosso? A me piace molto il pollo sempre alla brace. Ah, ma sei di, minimale di, anche tu. Di allevatori in... locali o comunque anche di polli diustanti. Sì, possibilmente sì. Però lui non dice cosa ci beve col pollo, eh? Perché... <ride> no, perché c'è da stare attenti. Dopo ci faremo consigliare, appunto, non solo su questi piatti, eh, che cosa bere, ma soprattutto che cosa durante le feste avere a casa. Eh, per fare beh, un pranzo bello e quindi senza neanche spendere troppo. E poi andremo invece in una linea molto più alta quando dobbiamo fare un figurone eh, incredibile. Va bene Michele? Va bene. Comunque cosa bevi con il pollo? Quando sei da? di. <ride> Vabbè, il produttore si può dire, Armare Rousseau si può dire. Ma ormai no, l'hai detto, ormai... tanto ormai... senti. San di Armar no bevo vini un po' più semplici. More San Denis, dai, un po' più... Umore. Umore Sempre un pinon nero. Ma... Hai capito, è una... eh, minimal. Ma Senti, quando è che veniamo a casa tua a prendere il pollo alla griglia? Domani. Domani pollo alla griglia e tutti questi ottimi vini, ci state? È molto buono. Eh, anche se lo fai bollito va bene. A me piace più la Brascia. Eh sì, anche a noi. Allora, invece Valentina, eh, nutrizionista che accompagna eh, spesso in questi viaggi, no? Nella cucina. Marco, sì, abbiamo, che dice? Ho, allora, Valentina non lavora su di me, intanto <ride> lo vorrei dire perché sennò passa. Quindi, non lavora su di te, va bene, che è il soldato, perché tu assaggi tanto. Marco, eh. io assaggio tanto, poi faccio una vita un po' sregolata. Guarda poi mio lavoro è che che a Giuseppe, eh. non lo so, <ride> lo invidio, lo invidio. Però, con Valentina, mi sta guidando verso non una cosa troppo con troppe regole diciamo una cucina veramente buona perché quella è la base e che però dia anche a vita a una notte tranquilla e a un ah, far bene una notte di passione anche, anche... anche una, notte di vita passione. una notte di passione no? i telespettatori eh. vogliono essere potrebbe, appassionati potrebbe dici digerendo meglio stiamo meglio certo. quindi siamo Assolutamente. più felici Bellissimo. quindi è divertente e che fa bene il piatto di oggi Facciamo una cosa grandissima, secondo me, eh, tutto vegetale. Bene. Quindi, già vado io, per me è un mondo nuovo, però mi ci sto buttando perché voglio mettere anche vegetale nel mio ristorante. Quindi, non fare. Poi un filone ormai molto, molto consolidato. C'è un messaggio molto importante eh sì, no? che è l'alimentazione del futuro. E soprattutto a livello salutistico è bene che mangiamo sempre più verdure. In Italia forse siamo proprio la carrozza di coda in questo senso. Ecco. Si tende a mangiare molta carne, e molta pesce, si ignora sempre il ci mettiamo le verdure come contornino, come zuppa, un po' sempre diciamo, al 10%. Eppure i giovani sono ormai abituati molto. Infatti, il successo dei ristoranti vegani e vegetariani che spesso ospitiamo qui lo dimostrano, sì, no? Sì, fortunatamente sì, c'è tanta sensibilità. Io voglio eh, mettere questa alternativa perché non voglio fare il. Oh, ora vegetariano, l'assolutista, perché secondo me va bene tutto, nel rispetto di tutto. Ma voglio fare questa cosa che sia addirittura più divertente di tutto quello che ho fatto finora. Perché non voglio che sia un ripiego, voglio che sia una scelta. E quindi, magari qualcuno che è abituato a mangiare anche solo carne, pesce, carne, pesce. Possa una sera divertirsi anche con solo vegetale. Va bene, eh? noi siamo pronti stasera a divertirci. Giuseppe. No, va detto una cosa, eh, però, che vieni, lui, vieni che lui eh, ormai da qualche anno ha un orto, non, non lo cura lui personalmente. Un ma un coltivatore indiretto. Insomma. È un coltivatore indiretto, <ride> nel senso che c'è una persona che lo fa per lui seguendo le indicazioni, cioè c'è un'attenzione sul prodotto. Che non è eh, casuale, no? No. Per cui va bene divertirsi vedere: no, Eh no. sì, ma insomma, no, non tutti hanno questa, questa possibilità o questa sensibilità: l'ortodaria? L'orto d'aria della Potrebbe Calvana Potrebbe essere, no? l'orto d'aria Lì alla, alla, Calvana, vero? alla Calvana Da sì. cui provengono anche queste rape rosse Invece il, Lo chef che, che sarà il tuo chef Invece è Daniele Dal Pescatore Eccolo qua con il suo collaboratore Piazza Ma del sera, Carmine no? Buonasera, ciao, ciao Daniele, hai amici? portato un fiore? Un al ristorante, uh, questo è un preparato da ristorante. Toscia per te Grazie Toscia, io spero che presto in una puntata possiate eh, carpire questa ricetta perché vogliamo dire che cos'è, è la mia passione questo sì, questo è lo scampo filato che rappresenta il benvenuto per ogni commensale che viene al ristorante da pescatore in piazza del Carmine Benissimo, e anche prima nel, nel ristorante, cenacolo, che avevi, anche cenacolo. lo scampo filato attraverso del ponte, da cioè, Borgo a Piazza sempre. del Carmine, sì. ma hai visto che scampo, con che cosa hai fatto? Eh, scampo, spaghetti di riso e 30 secondi in olio bollente. Benissimo, um, possiamo Valentina mangiarlo serenamente, No, Ma certo, qui? tutto noi possiamo oh, mangiare senernamente. Meno serenamente. male. <ride> e che mi dici del cioccolato? Lo metto qui. Sì, bravo. Che fa, mi benissimo, dici fa benissimo, fa benissimo. Cioè, Il cioccolato fa, buro, benissimo. fa benissimo, ormai studi recenti lo dimostrano, di mangiarne almeno 10 grammi al giorno. Ecco bene, Minimo. quanto ne Minimo? mangi di cioccolato? Pochissimo. Minimo, pochissimo. pochissimo, sei di cattivo umore no, sempre? Lo, no, lo cerco quello con, con la percentuale più alta guarda, a volte beh, lo allora trovo il anche il 100% sì, sicuramente io guardo, qui avevo questi eh. cioccolati questo è al 60, però c'è il 75 e poi c'è anche addirittura l'ho trovato un 90. polvere anche al 100% sì. al 100% <ride> beh. Oh, allora pochina. questo in mi permette in polvere è proprio polvere. No, da aggiungere <ride> al latte <ride> a... La mattina cosa mangi Michele? Scusa per te? No saberlo. io cerco di mangiare frutta di stagione e <ride> Quindi mele e pere ora Tè verde No caco Ah bene caco. Quindi di ospite Caco e ora è il momento delle arance E tè verde Tè verde <ride> Spremuto d'arancio E caco Andrà bene Valentina, va bene o no? Sì, devo dire una bella colazione antiossidante perché il tè verde ormai lo conosciamo, essere un ottimo... Il tè antiossidante, verde cinese l'uncin generalmente. Infatti da consumare subito appena, non dico proprio a bollore, però nel giro di poco tempo altrimenti tutte le virtù antiossidanti potrebbero chiaramente andare... Il bollitore con la regolazione ah. della temperatura? Questo nome è organizzatissimo. <ride> eh. allora. ecco, Scusami, in Cina per esempio io ho visto che invece queste foglie di tè verde vengono messe a macellazione. Nella, in una bottiglia, tipo questo biberò, che sì. portano dietro, tutti i cinesi lo portano dietro. Ma ehm, lo eh, riempiono di acqua appena finito, quindi le stesse foglie durano anche mezza giornata. Sì, so perché in questo modo allora dipende, nel senso mm. che loro fanno in questo modo un'estrazione molto lenta di quelli che sono i principi attivi. La cosa importante è non fare un po' come facciamo noi all'italiana, di riempire la bottiglia di etè verde e poi portarla in giro per tutta la giornata. Praticamente a un certo punto. Come già... fanno i cinesi? No, come facciamo noi, perché no, loro, fanno cinesi. loro però con l'acqua calda, noi italiani con l'acqua. Cioè col tè che poi diventa freddo nella bottiglia ah, di plastica. come lo fai? Tu no, io aggiungo acqua a 75 gradi, lo metto in infusione per 3 minuti, mm. levo l'infusione e generalmente non recupero il tè già usato. Infatti. Quindi lo togli. Ecco. Lo tolgo, però può essere un segreto per non assumere troppa ca caffeina. Che Infatti. Poi... Insomma, ti fa stare bene questa colazione? Ma anche una sì, anche perché una il, il così. caffè non riesco a limitarlo, ne prendo troppo, invece il tè lo limito. Va bene, allora lui <ride> ha tutto, è morigerato, avete sentito? Sa come organizzare momenti di perdizione alimentare, potremmo dire gastronomica, e momenti invece in cui deve stare attento. Allora, io ho questo tormentone ormai da due giorni, anzi questo è il terzo giorno, e quindi rimando la, il quiz legato al grande carrello di 50 prodotti cop Co alla, credo, prossima settimana o a domani, eh, perché ho ancora il quiz legato a questo, quindi non solo a questo, ma anche al eh, Castello di Tavolese, cioè la cena eh, per il, nel prossimo weekend per due persone. Quindi un grande, grande, vedete, mi sembra sia un chilo penso, cioccolatone Venchi, blank 70, 60 anzi, a chi eh, mi risponderà a questa domanda. Quante sono le facce che ormai vi faccio tutti i giorni scorrere in questo filmato? Prego, filmato. Contate anche voi, eh? Abbiamo sentito di tutto e di più eh, di numeri noi. Bene? Non è semplice, sapete, perché uno viene famelicamente catturato da queste immagini e si confonde. Se cioccolato. mi dai il cioccolatone io ti dico <ride> quante sono no, le facce. se mi dai la risposta giusta, ma non... Non anzi, lo so, non ho contato. Sapete cosa faccio? Ve lo faccio scrivere qui e dopo, a fine puntata, controllerò se ci sarà anche un telespettatore che avrà indovinato o meno. Comunque questo cioccolatone venchi lo lasceremo al negozio venchi di Firenze dove voi potrete andare a ritirarlo, mentre alla cena vi provvederemo noi a telefonare. Allora, io direi di iniziare subito il piatto, Giuseppe, segui tu, dopo faremo l'abbinamento con Michele dei vini. Gli ingredienti per favore. Allora, farina di riso, latte di soia, birra, pizzeria Urquell, rulquel, erbe di campo aromatiche e non, sale di maldo, miele. Mmm, cavolo. Ecco, stavo dicendo... Cavolo è cappuccio. Il cavolo, cavolo cappuccio. Da che è stagione adesso. Senti, è un piatto difficile, di media difficoltà o meno? Facilissimo, oh, facilissimo. Meno male. Per una volta lo faccio facilissimo. E Grazie. soprattutto è divertente perché si va in un campo dove in genere viene usata la farina 00, quindi molto raffinata che non fa tanto bene, usiamo farina di riso fatta a pietra. Latte di soia, quindi rimaniamo vegetale, mm -hmm. per questa volta ignoriamo... Eh, lattosio. Il lattosio e poi la birra. Questo lo sai, è il mio amore. È il Io tuo lo amore, uso lo tantissimi so. tantissimi piatti. Ma è il tuo amore perché eh. ha una storia particolare, questo, questa birra. No? Allora, è la prima, intanto, è la prima birra chiara al mondo, quindi è un'invenzione e quindi va rispettata per quello. È buonissima perché è buona, semplicemente buona e soprattutto è la prima birra con cui ho cominciato a fare il mio filone di cucina con la birra. Quindi ecco. con cosa si comincia? <ride> non si smette I mai. I grandi amori di... poi non finiscono non mai, evidentemente dagli accadimenti della vita. Allora, come si fa? Pancake, si eh, prende la farina pancakes. di riso, poi? poi lo sciogliamo con il latte di soia. Perché normalmente invece il pancake, quello che si fa in casa all'americana, com'è? farina, spesso anche manitoba, latte, uova mm -hmm. e poi il baking, quindi lievito chimico. Ecco, quindi invece qui noi faremo dei pancake molto anemici, ma questo è un piatto di nuance verde tenero, quasi primaverile, vero? Quindi fai pancake senza lievito. Senza lievito perché noi ci mettiamo la birra che ah, farà lievitare l'impasto. Benissimo, allora abbiamo la pubblicità. Intanto noi mescoliamo bene bene. L'impasto vedo che deve essere abbastanza corposo, non troppo liquido. Dopo vedremo in che percentuali deve essere messo il latte. Pubblicità! Puntata stasera, noi gli assistenti Michele Marcucci dell'Enoteca Marcucci di Pietrasanta, Giuseppe Calabrese, giornalista di, di La Repubblica, i nostri chef, Daniele con il suo collaboratore, ormai amico anche lui, di aspettando il TG, Marco Stabile, il nostro supermarco, Lora d'Aria, Grazie. e Valentina Gottadauro, nutrizionista. Poi c'è pure il quiz, più di così non saprei. No? C'è veramente tutto. Un piatto vegano eh, suggerito da Marco. E eh, siamo arrivati al punto in cui se puoi rispiegare che cosa abbiamo fatto finora: latte di soia, farina di riso. La proporzione è 100 grammi di latte, 300 grammi di farina. Birra 35 grammi. Ho la bilancia nella mano, lo sapete. Ormai sì. ormai è automatico <ride> ormai. Questo a cosa serve? Sapete no? Anche quando Goffi. mettete la birra nella pastella la fa gonfiare. Certo! È un pancake in tempura. Ma... Per non mettere lieviti o cose strane mettiamo la birra, lo mettiamo coperto come si fa con il pane, in un luogo caldo. Davvero? E lo facciamo e fermentare, lievitare. Aspettate eh? un po'. Michele, i pancake te li fai manco? mai? No ma neanche io tu invece sì io li faccio perché a mia figlia piacciono molto non le ho mai fatti come dire ma li dire, fai comprando così? la busta quella no, lì che, ah, no che comprando la busta ecco. secondo te io compro allora, la da, busta quando appunto, mai appunto stavo dicendo io ce l'ho a eh. morte con quelle buste no, quindi no 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 no, farina no ora io non mi ricordo mai niente ecco. ma insomma farina latte e uova sostanzialmente non sono quindi me... questi sono molto più leggeri assolutamente assolutamente sai cosa ora mia moglie eh, sta diventando un po' vegan sì un, Vai, un po' insomma non molto talebana ma un po' e io sto usando Marco il cremor tartaro insieme ah, al bicarbonato invece del lievito è un ve vecchio ah, come lei dice sì, 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 io annuisco perché è un'ottima alternativa. Ah sì, sì ecco, sì, raccontaci sì. allora una cosina sul lievito, E eh, praticamente intanto... vabbè, i lieviti sappiamo anche l'effetto che hanno, insomma, ormai mm. ci sono anche tante intolleranze al lievito, quindi questo pancake diciamo che è un Fatto in questo modo è molto più salutare. Abbiamo una farina di riso che è sicuramente molto vitaminica, quindi molto ricca di vitamine B e poi abbiamo appunto latte di soia. Farina di riso senza glutine quindi, questo è molto quindi importante. Quindi no? per i celiaci, quindi non solo tanto per chi diventa vegano, molto ricca di vitamine B e sappiamo quanto le vitamine B sono legate al sistema immunitario, quindi quanto ci rafforzano. Poi abbiamo appunto il latte di soia che è un latte vegetale, la soia che è chiaramente è molto più proteica della carne e poi eh, diventa eh, chiaramente in questo caso una pietanza salata. Eh, oppure ah. poi diventa, perché appunto abbiamo eh, poi le verdure, oppure il classico pancake che potrebbe Conoscirò essere po da colazione, quindi insomma diciamo. Quindi è neutro, un po' tipo la crepe, no? Che può essere sì. sia né salata né neutra. neutra. No? e poi a seconda degli ingredienti. In base a cosa uno ci mette. Esatto. Si, si sta addensando, si sta addensando frusta, frusta. subito, forse è alto un po' la temperatura? Sì. Ah, infatti, allora io approfitto mentre voi essere state la temperatura per sentire, intanto sono piena di lievito, di, per sentire i nostri telespettatori. Beh, pronto? Sì, Pronto? E pronto. buonasera il suo nome. Buonasera sono Stefano. Da dove? Da Borgo San Lorenzo. Ah, bene Stefano, è arrivato il freddino anche là da sì, voi. Sì, sì, eh? domani, domani è arrivato anche da noi, sì. Quindi una, bene, eh? è una bella stanga di cioccolato sì, in casa farebbe proprio piacere, sì. no? <ride> È vero. Senta, che mi dice lei del, della ricetta che stiamo per fare? Eh, non, non lo so perché non l'ho seguito, ho acceso ora. Ah, quindi lei ha acceso e già ha memorizzato no, ma le fasi. Ho, ho visto la trasmissione di ieri sera. Eh, quindi sì. sapeva già che il quiz era in agguato. Allora vediamo subito. Lei è un consumatore di birra? Sì, d'estate, sì, estate. Solo d'estate. E ha mai provato, non so, sua moglie a cucinare con la birra? Ma io faccio delle volte le, le... Mm. fritti, solo la pastella con la birra. Ah, lei fa la pastella con la birra. Quindi sì, sì. vede è un classico. Marco, che ti è successo? Ha oh, preso da un <especie> no, stavo, <travaille> Lo stavo lasciando. Ecco, il nostro telespettatore <ride> <TV, Fine>. diceva <ride> che fa la pastella con la birra. Volevo un suggerimento da te. Assolutamente eh? buonissima perché fa l'effetto del lievito, lo fa diventare vaporosa e croccante, molto croccante. Ha capito, eh, sì. quindi lei ha delle indicazioni giuste. Vediamo un attimo le nostre facce del filmato: quante sono? Per me sono 39. Niente, il cioccolato rimane qui da me perché eh. non ve lo voglio beh, dare. Beh. Ah. Lo so che le dispiace. Comunque si può sempre ritentare. Sì, sì, bene, <ride> Beh, bene. Arrivederci, grazie. arrivederci, grazie. Allora, siamo arrivati a questo punto che non ho capito. Ci puoi spiegare allora, dove e come dobbiamo fare? Perché messa una allora, fonte di calore? L'ho fatto girare alla Valentina, va girato sempre perché? Innanzitutto va fatto dopo una quarantina di minuti, eh, mm. come si è detto prima, lo facciamo addensare perché? Perché io ora lo voglio mettere in uno stampino e cuocere in forno. in forno allora se io lo metto troppo liquido la farina tenderà ad andare sul fondo oh, ecco. eh, perché non è denso già in partenza ha il profumo di una farinata hai sentito Posso che, che è buono? la birra Quella gli dona tutto po' suo ma questa la è la farinata delle nonne che facevi a senti, tua figlia sì da era piccolina. piccolina senti tutti ormai <ride> <ride> anche lui Dopo tutti i 5 euro, eh, perché 5 euro ha fatto sentire... Allora, questa è la farinata delle nonne, quindi è un piatto che credo piacerà comunque come indicazione, no? Poi, fatto questo che è più denso, lo mettiamo nello stampo e sarà uniforme. Mm. Lo passiamo in forno, se avete a vapore meglio, Ma... se, altrimenti bassa temperatura, basta stare sui 90 gradi. Tanto basta che la farina di riso cuocia. Eh? Va bene, e arriveremo a... A questo. Quindi dei pancake bianchi, buonetici eh? però. Ah, per ora sì, dopo lì sì. invece li arrostiamo un po' e vedrete, sono caramellati. Benissimo. Allora prosegui pure con la ricetta, credo passando al, al verde. Quindi Passiamo agli, al ortaggi, verde, no? agli ortaggi. In una padella antiaderente si mette ecco un po' d'olio extravergine d'oliva toscano. Quindi penso stai usando Santatea, no? Tu Come sempre, Come uso Santatea. Quindi Basta. sei un affezionato. Eh, qua. Poi ci mettiamo il nostro cavolo cappuccio tagliato proprio a capelli, fini, fini, fini. Come fini, si fini. fa a tagliarlo a capelli, il cavolo cappuccio? Con molta pazienza. Mamma mia. <ride> Dopo ti uno, devo fare una domanda uno. sulla sì. tua cucina, quello che tutti vorrebbero chiedere a sì. te e che non hanno il coraggio. Non le eh. Allora, quindi, ma con un affettatrice si può fare? Si può fare con l'affettatrice o con una taglierina di quelle... Bene, tipo si, si prende proprio alla... il cavolo. Tecnicamente mandolina, quella mandolina, quella da tartufo, quasi, non, non quella, quella, so. quella un po' proprio la grattulia. Eh? L'odore è pazzesco. Poi il cavolo cappuccio non sa troppo, sa di cavolo, ma comunque è più lieve, no? Sì, sì, è molto dolce, eh. è dolciastro. Vedete che bello, il cuoco fa le spiegazioni, il nutrizionista cuoce. No, ma poi cucine... il cavolo cappuccio, voglio dire, C'è un veramente meraviglioso. c'è un'inversione. Noi abbiamo parlato tanto di cavoli <ride> okay. nella scorsa settimana, che, cioè talmente lungamente che credo che tutti abbiano un cavolo in casa a questo punto. Quindi saltati appena. Saltati appena, belli croccanti, li mettiamo via. Questo potrebbe essere un primo piatto, capellini di cavolo. Ah sì? Poi? Sapete, nella cultura orientale il cavolo cappuccio è molto utilizzato. Eh sì, eh? veramente. E la prima idea di questa ricetta era partita da un piatto giapponese che si chiama Konomiaki, dove c'è il cavolo cappuccio, il pollo e altre cosine, che mm. è molto molto divertente. E delle contaminazioni. Mm. Mm, eh, beh, poi Marco adora la cultura giapponese, comunque, sì. no? E adesso? Adesso prendiamo un po' di miele, questo è di arancio. Mamma mia! Sarà altri profumi, quindi provenienza. Questo è dal Casentino. Ah, miele di arancio dal Casentino? Sì, altra birra. Birra e ci facciamo il nostro qua. tra virgolette sciroppo d'acero. Eh, perché ecco. ci vuole nel pancake, no? Eh, mi sembra giusto. Ma lei cucina per te? Sì, sì, la sto addestrando <ride> perché poi io voglio dire cosa, se fanno bene o male i piatti, e lei li cucinerà secondo nozioni salutistiche. E poi così sfatiamo il mito che la nutrizione e la cucina non possono andare d'accordo, no? Perché ma secondo me sono. Di cioè l'una solito... non può vivere senza l'altra, secondo me. Sì, no, me. ma no? di solito si pensa che quando ci rivolgiamo a una nutrizionista eh, verremo messi, no? tipo agli arresti domiciliari a mangiare in bianco scotto, no. invece. La nuova nutrizione sta cambiando, cioè mangiare sano e salutare ma gustoso, come sono questi piatti che sono veramente divertenti e soprattutto saporitissimi. Però devo dire che rispetto a qualche anno fa avete un compito un po' più facile, no? Perché okay, la sì. consapevolezza di, di cosa fa bene e cosa fa male è, è cambiata, e cresciuta è cambiata, sì è cresciuta ma ancora c'è tanto tanto da, da lavorare perché eh, siamo ancora molto lontani veramente da far capire che nutrizione è, è mangiare è bene eh. cioè è nutrirsi guarda che noi ad aspettando è il qui, TG possiamo dire che ci nutriamo infatti, bene infatti. perché cuciniamo bene con i miei cuochi perché in effetti questo è un messaggio no, che fallo, lanciamo ormai da tanto tempo, anche dalla piramide alimentare in, in su. Oggi però sono d'accordo con Giuseppe. Eh, molti sono gli articoli sui giornali, si, si cerca veramente di dare informazione in gastronomica corretta sui prodotti e quindi le persone sono un po' più consapevoli. Sì, ma poi no? anche chi come loro, come Marco, come Daniele, ma anche Michele, fa questo è tipo di missione, attività... È una missione, insomma. A, a capito, ha compreso che comunque chi va a mangiare da loro ha bisogno di star bene in tutti i sensi non soltanto nella pancia perché mangiano o nel bene, non nel gusto ma anche nella salute, quindi loro sono i primi a lavorare su questo e insomma mi accorgo che il pubblico, ora c'è tanto da fare sicuramente, però insomma credo che un passettino avanti sì. sia fatto, io ho una figlia che ha 18 anni e sicuramente è molto più consapevole di me di quello che, faceva, che fa bene o che fa male, insomma, quindi eh, questo, da questo quindi tua figlia, figlia ha 18 anni rispetto a te di 18 anni. Sì, oh, mia figlia mangia anche delle schifezze, tra virgolette, eh, ma è, è consapevole Jude. di sì, mangiare sì. delle schifezze, capito? Quindi, non è poco. Quindi... Ma una rosine no, è... non fa primavera, quindi... <ride> da te no, mai. ma sentite, un peccatuccio, io riconduco sì, sempre, fa sempre bene, vero certo. Michele? Eh, tu con il vino, allora, i peccati tuoi sono essenzialmente... Enologici, no, anche, anche cibo. Anche cibo. La sera, eh. la, durante il giorno mi trattengo. Abbiamo capito che sei molto <ride> maligerato. Poi vediamo la nutrizionista se ci sdogana la cena, diciamo più abbondante. La cena Marcucci. E, la, cena, la cena Marcucci, eh? allora, intanto i pancake sono diventati, sono stati messi nella padella che avevi unto precedentemente o no? Non ho Sì, sedito. sì, già io le sto rifacendo dove ho fatto il cavolfiore così gli... ecco. Gli diamo già sapore, glielo imprimiamo dentro. Benissimo, eh? una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera il suo nome? Buonasera, annunziata! Annunziata, da dove telefona? Sì, eh, da Peccioli! Ah, da Peccioli, un po' lontano. Eh, Eh, eh ci siamo tutte le sere, guardi! Ma vediamo, meno male che eh. stasera è stata fortunata. Senta, mi eh, dica sì. un po'. Lei che uso fa del cavolo cappuccio? Eh, ne faccio diversi usi, faccio tante zuppe, e poi la ho a petto, insalata e così. Ne ho proprio tanto io il cavolo, anche in umido faccio gli involtini. Insomma lei è proprio una m, persona potremmo dire sì, perfetta sì. per valorizzare il, il cavolo in tutte le il cavolo, sue forme. Sì, Senta sì. invece con la birra e il cioccolato? il eh, cioccolato è, è buono <ride> piace a tutti in casa eh? quindi questa sacca di cioccolato sarebbe molto piacevole riceverla eh, 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 sì, eh sì vediamo Bezza. un po' se è stata brava a eh, contare mm, le faccio. io ci provo ma non credo comunque speriamo quindi? E quindi 31 non 31 niente. no Annunziata mi dispiace, mi dispiace perché sentivo che lei già pregustava il cioccolato. <ride> Vabbè, lo mangeremo noi. No, 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 io lo, lo seguo. Va bene, Va bene, Arrivederci via, annunziata. Ce l'altro un'altra sera. Va bene, a presto Va allora. Grazie, ah, sì. arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, a questo punto i nostri pancake sono quasi completati nella cottura. E così, fra qualche minuto, terminiamo questo piatto. Ricordiamo adesso la videata degli ingredienti. E voglio interrogare i miei due padrini. Eh? Allora, cosa dobbiamo fare del piatto adesso, Marco? Il, allora, la birra la... con il miele? Birra con il miele sta addensando, perché noi vogliamo imitare ovviamente lo sciroppo d'acero, però facciamo una cosa più salata, mettiamo del miele, della birra che darà un leggero tono amaro, poi aggiungiamo del sale e del pepe all'ultimo minuto. Quindi il piatto poi si compone di questa semplicità. Sì, quindi pancake intervallati del cavolo cappuccio. Ci versiamo un po' di sciroppo sopra e ne mettiamo una riserva qui accanto così chi è goloso lo aggiunge. E lo finiamo con tutte queste erbe aromatiche di campo eh, che sono mia. ora in giro. Quindi l'amarognolo torna sempre, vero Giuseppe, in questo piatto? L'amaro è una delle sensazioni che mi piacciono di più e lui, soprattutto negli ultimi tempi, lo sta, sta usando spesso, questo gusto un po' amarognolo che secondo me è fantastico. Ora sono curioso di assaggiare di questo piatto. Perché così, diciamo, disassemblato mi sembra fantastico. Vediamo che effetto fa poi tutto insieme. E poi, eh, 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 sì. il profumo comunque della birra, il profumo della birra e del miele è inebriante, vero? Sì. Proprio sta arrivando Affermo. tanto, tanto. Allora, quanti ne hai fatti? Perché qui hai già... Mm, si farà due tutti. mandate, secondo me. Sì, noi. due mandate di no, meno male. Ma facciamo un pezzettino <ride> facciamo per uno. Facciamo un dai. pezzettino per uno. Invece di abbinamento, avendo usato molto, molta birra, no? come potremmo dire, l'ingrediente principale, quindi si risentirà, che cosa beviamo di abbinamento qui? Io bevo la solita birra. Ecco, la solita birra. La eh? bassa fermentazione, la pizza e Sono d'accordo. Bella fredda. In un bel bicchiere adeguato. Ecco, qual è il bicchiere adeguato per la birra? Dimmi. Guarda, io ho un ricordo, loro la, hanno anche loro il bicchiere personalizzato. Un, un bicchiere che fece la Ride no, qualche anno fa. Mh, che era proprio Si era appassionato di Ride come Sei, me? Sì, è per, destinato proprio alla birra alla ba, alla ba, alla, di bassa fermentazione. Ecco, tipo quella. Tipo quella. Un po' sembrava un flut un lungo, tutto via. Diciamo. Un flut lungo col gambo. Tipo... Cosa significa birra a bassa fermentazione? Eh, bassa fermentazione, la temperatura di fermentazione è controllata rispetto alle birre alta fermentazione che sono quasi tutte belga: tipo la, le trappiste, Orval. Ah, e ecco. altre. Le Lambic, che sono. A Quindi, questa è una birra più, più morbida. Allora si può definire sì, così? Meno alcolica, più fresca. Quindi, Poi, meno alcolica. Sì, meno alcolica. Che questa, scusami Marco, questa birra quanti gradi ha? Che gradazione ha Ha 4 gradi e mezzo. Quindi un bicchiere di birra ce lo possiamo fare. Anche due o Quanti? Daniele, quanti ne suggerisci? Eh, io dico 3. Ma tre. Tre bicchieri a di birra, rialzo, va bene. Rialzo. Andiamo a rialzo, Giuseppe. No, io sono un fan della birra, quindi guarda, potrei andare avanti. Se non ci fosse il problema... Dell'alcol test che, <ride> mi che mi frega, insomma. Si può, Quindi guarda. vedete che bere la birra a livello di, di alcol è molto, molto inferiore. Comunque, guarda, de devo dire che anche eh, sulla birra, no? negli avanti. ultimi anni c'è stata una crescita di consapevolezza. Eh? Sono molti i ristoranti che usano la birra, qualcuno ha addirittura la carta delle birre. devo dire che su lui c'ha la carta delle birre e devo dire si che. Si vede, sei sempre da lui, eh, <ride> spesso eh. <ride> E devo dire che passeggiare con la birra su certi piatti è veramente interessante. Sei d'accordo, Michele? Eh? Io, Anch'io, da anni che ho la carta delle birre, eh, poi curata da è stato un, un grandissimo maestro che si chiama Franco Re, che, mm. che, ha, che ha creato l'Università della Birra di Varese. Ecco, e quindi lui ti ha suggerito e le birre: da tenere in carta sì. con, gli abbinamenti. con gli abbinamenti. Ecco, molto, molto interessante. Allora, la nostra è diventata una consistenza, di una consistenza abbastanza cremosa, tipo... Sì, ora raffredda un attimino e siropin, diventerà sciropposa. Allora Marco, io vorrei ricordare per favore, con la videata degli ingredienti, tutto quello che abbiamo fatto finora per arrivare poi a comporre il piatto che i padrini allora. assaggeranno. Eh? Allora, abbiamo messo la birra con la farina di riso e il latte di soia. Quanta? Abbiamo... Allora, farina di riso è 300 grammi, il latte di soia è 100 grammi, la birra sono 35 grammi mm. ovviamente circa perché magari vi piace il pancake, più, il pancake più morbido, più duro, li potete scegliere un attimino. Eh, il bilancio Va bene, di questi grammi tipo cose pa qua. la pastella, sì. Diciamo che così funziona: mm. eh? è Va morbido, bello. vaporoso e tiene, quindi mm. sta insieme. La facciamo lievitare fra virgolette per una mezz'ora 40 minuti in un luogo caldo quando avete fatto questo lo facciamo addensare in un pentolino a bassa temperatura girandolo sempre come ha fatto Valentina poi lo mettiamo in uno stampo lo passiamo in forno a 90° gradi, se avete un forno statico a 100° gradi vapore se avete il forno a vapore finché non sarà solido questo in padellina non si può fare come normalmente facciamo lo potete parte. fare però è un rischio a me piace meno perché è molto più cotto di quello che serve eh? poi al momento questi ve li potete preparare prima chiudere in pellicola e mettere in frigo eh? per 3-4 giorni non avete problemi al momento prendete una bella padella antiaderente ci mettete un filo d'olio extravergine di reggello meglio e arrostite perché questa è la sensazione piacevole non fa un male un po' di croccantino vero? no? un po' di croccantino e li arrostite tutti poi prendiamo il cavolo cappuccio che abbiamo tagliato sottile, sottile, sottile e che abbiamo saltato in padella. Non troppo tempo, in questo modo resterà croccante. Lo mettiamo fra un pancake e l'altro. Questo è un bel panino, eh? eh mm. Sì, eh. Un mille foglie di pancake. Mamma mia, è vero. Ci facciamo come fanno gli americani, non Tutti lo Sì, il panino quello fila. gigantesco anche. Sì. Magari. Ecco qua. Qui si arriva dove volete, eh. ok? All'ultimo strato, ecco, all'ultimo strato, invece si va con le verdurine. Mm. Questa è la margherita. Mamma mia. la pianta della margherita! Ma è tarassaco questo? È la margherita. La margheritina, galla, no? margheritina. Mm -hmm. Questo è finocchio selvatico. Ma qui, a fantasia, quello che vi piace, eh? Della melissa. Quello che si trova anche. Eh, quello che si trova. Vai anche a cercare il tuo coltivatore indiretto Va a cercare le erbette di canna. No, questo ma... è un altro che ho conosciuto da poco e eh. mi sta facendo divertire. Che le trova invece nella zona del Chianti. Mm, quindi queste sono nella zona di Chianti. Sì. C'è quelle con la radicetta? Fammi un po' vedere se c'è. Ecco, sì, va bene anche quella. Questa. Grazie. Questa la metto qua d'accompagnamento. Okay. E adesso a che punto metti? Questa è la pimpine, la, la, la cetosella, quelle quell erbette... Qui sembra che di si... essere nel, nel barrio di un monastero fra un po', vero? E eh, poi è, è chiudiamo. chiudiamo eh? ah, questo lo chiudi proprio, sigilli e a questo punto... A questo punto c'è... C'è la pubblicità che sta arrivando, ma non posso lanciarla finché non sarà... C'è la famosa copertura. Eh. La mattina gli americani sui pancake ci mettono questo sciroppo d'acero. Noi ce lo siamo fatto con miele e birra, sale e pepe. Io ho deglutito, voi? Anch Io. Da qualina in bocca. Qui se Adesso... ne mette un altro po', perché scendendo magari si ha bisogno di aggiungere. Hai ragione. Un bel cucchiaino pronto nel piatto e ci e siamo. E a questo punto, sequestrato il piatto e <ride> <in> pubblicità. <ride> Allora abbiamo appena vai finito vai. il piatto per il quale è già stata la videata gli ingredienti data e anche la spiegazione un piatto semplice ma di grande gusto e adesso passiamo di corsa al piatto di Daniele con il suo assistente e con Tutto loro sia. che sono pronti a lavorare ad intervenire, ad intervenire. Quindi siamo di che tutti ubriachi si da, da questo odore di birra bellissimo io non ricordo quasi cosa devo fare no Daniele ti prego ritrova la, la retta no, via ho le barbabietole lasciate nel campo per dei giorni il colore del cammino, della vita che gli che con, la, che con, con, l ho l ho con la mia mese. immaginazione delle immagini, ma anche uno sopra quell'altro. Perché tu sei un poeta, fra l'altro, proprio sul, sulle pagine della Repubblica. Eh, eh, Giuseppe come, allora. ha scritto un bellissimo articolo su di te. Quindi significa che, insomma, è un po' poeta, lui, vero? Sì, lui ha quella che hanno un po' tanti di loro, ha quella sana follia nel, dentro la testa. Che secondo me serve in cucina, bisogna essere un po' creativi e un po'. Pazzzerelli. Eh, sì, un po' pazzerelli e soprattutto non prendersi troppo sul serio. Cioè loro fanno sì. un lavoro. Importante, fondamentale, bellissimo Però ecco, siccome la loro categoria è piena di gente che si prende troppo sul serio eh beh, sì. Essere un po' più leggeri sì. Conoscere me. però la base, avere una no, conoscenza della certo, materia infatti, Incredibile certo. Ti sei ricordato il piatto che stai per fare? Infatti, <ride> talmente <ride> che non mi prendo sul serio Vediamo se riesco a fare questi canederli di gamberi e scampi uh, i canederli. Chiaramente l'idea viene dall'idea del canederlo Sì, come ricordiamo ricette. che cos'è Che praticamente è un piatto del sud di Tirol Fatto con lo speck e con il pane che sono una bomba calorica, una ma bomba insomma, non c'è festa senza canederli, no? Se mangiate al momento giusto, alla temperatura giusta, sono eccezionali. Mm. E io ho imparato a farlo da solo usando ma i crostacei. È... Ma sono qua... semi di lino? No, no, co... no qua che cos'è? È il pane taglio giapponese, praticamente noi non saremmo mai capaci di tagliare pezzettino, ma... pezzettino. Cioè Lui l'ha croc... messo due anni sì. fa a fare questo due pane. Fa. <ride> due anni fa ha iniziato, cioè dalla puntata precedente no, aspe... che ci siamo visti, ha iniziato ma... a tagliare il pane per la puntata che dovevamo fare oggi. Io adesso lo sto. Ma è tagliato veramente? Lo guarda, conoscevate prego. questo pane giapponese? Guarda, venite più avanti perché sì. non posso spostare. Eh, Marco, tu conosci questo pane giapponese? Sì, sì, l'ho visto fare. È veramente bravi, sì. Cioè, guarda, te lo la regalo tosta prima. Oppure no, dopo. Ma? No, non è tostato. Come si fa? Che no, no. Ma che questo tipo qui è, di pane è arrivato? È? è stato lasciato eh. vicino alla, alla base dei prunkek di Marco, dietro ah. il camino per una settimana e basta ah, non eh, ma che tipo Ehi, di pane è? Secco. pane toscano si è seccato pane ma come hanno fatto a tagliare il pane secco? solo i giapponesi? solo loro ci possono riuscire <ride> questa sì che è Ma sono tutti uguali come no diverso. lo sto guardando no c'è un segreto comunque guarda è impressionante va... la manualità che hanno le persone che ma lavorano sì? con lui eh, sì. Una volta sono avanti. stato Sai che io un vado un a cucinare Nelle sì. loro cucine eh, Una sì, volta si, sono stato a Vado a spiare No vado a così a passare le giornate <ride> Mi diverto Una volta ho visto Un suo collaboratore Che faceva questa terrina di polpo eh, Com'era Daniele? Il la mia terrina di polpo, polpo, polpo al foie gras Al gras? Sì Era una cosa impressionante Perché devi incastrare Tutti i pezzettini Cercando di fare sì. lo strato Più eh, regolare credo. Omogeneo possibile Era incredibile La capacità con cui Tagliava i pezzi E li incastrava E tornava a tutto Senti portacelo un giorno, Luigi, eh? sì, come si chiama Luigi? Mia mamma lo chiama Luigi. Si chiama ah, Luigi, Luigi, va bene. Comunque... E Luigi sci... no, sa... Toshia Toshia, Toscia, Bravo, tu bravo, Toscia. Senti, eh, dunque, questi abbiamo messo visto del prezzemolo e del limone. Sì. E poi prima avevamo un uovo, no? Un rosso d'uovo. Un rosso, rosso d'uovo. Quindi guarda che meraviglia! Questa è la cipollina? Questa è la cipollina, prezzemolo. E basta. Ti ha intrigato, è eh, Michele. Questo. Ma questo è divertente. È vero, sì. è divertente. Lui perché fa dei piatti divertenti. Guardate quello che mi ha portato. Eh sì, Eccolo qua. Più pazzerello di questo. Ma no? no, sai, lui sta al mare, quindi insomma, lui è ecco Michele. Insomma. E adesso di solito lo lì? lascio riposare? Sì. 5 minuti per, uh, per far sì che tutto diventa un, un corpo solo sì. e poi si iniziano facciamo. a fare la forma che si desidera. I canederli sono un po' grossi. Noi li facciamo cadere i canederlini. 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 <ride> I canederlini di Daniele, va bene, i canederlini Precuro. di Daniele. Nel frattempo, Michele, vogliamo sapere, intanto eh, loro devono fare i canederlini, sì. vedete se senza... intanto. Io vado a mixare quella che è la, la crema, la passatina di cavolfiore, ah, cavolfiore. Dove, dove andranno inserite poi i canederli. Ah, 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 quindi cavolfiore che è stato messo in pochissima acqua. Pochissima acqua, un po' di cipollotto, uh, latte mm. e acqua gassata quella famosa che sai tu. Avremmo potuto metterci la birra anche? Certo. Ma... Certo, vedo. è un'idea. Ho un'idea, birra per me. Birra. Datemi la birra, dov'è? Anzi gliela versi tu? Sì, sì, versiamo noi la birra perché no, credo che questo fiammiamo, fiammiamo. con il lamarognolo del Anzi, sì. Che dici? Ma facciamocela, facciamocela ma. da Marco, vai, c'è cioè, la bilancia. Marco, tu che hai la bilancia. <ride> Michele, fallo tu, vai che hai una bilancia. Quanto deve essere Quanto, Quanto deve, le Quanto deve essere? Le, Quando le mettiamo? Passatina di cavolfiore e canedolo di crostacei. Dimmi basta, di basta. 12 12 credo no, Basta, basta. Andiamo 15 instruttori di 15. di Carba. Allora, quindi vado allora, mentre la, la frulli, frulli, lui vedete, ha un modo per... Eh, le tiene così per fare il canederlo. Ma lo passa a una mano con l'olio? A rotonda, a A sì. allora, allora, una mano passata una mano, sì, con l'olio, va in bene. In modo che si fa... Ecco. Si, si fa, fa questo canederlo. movimento in cui il canederlo si stacca, si unisce al centro e si stacca dalla, dalla mano. Quindi non lo Poi, tocca, non fa la polpetta come facciamo noi. La cosa noi. interessante... Qual è? È quella che la cottura è la stessa degli gnocchi. Cioè appena viene su... Si, buono, si so, Così sono capaci, siamo capaci bene. tutti. Siete capaci di fare il canederlo? Certo, noi siamo capaci di fare tutto, no, di, allora mangiarli, guarda, soprattutto di mangiarli Ma guarda, tirati su di mangiarli un canederlo, mentre io parlo vado, con Michele. Vado a fare il Michele, nella tavola delle feste, come vini, si tende magari anche una famiglia normale no? a far bella figura e quindi a comprare un vino particolare o due. Che abbinamenti ci potresti suggerire con i piatti classici, quindi il cappone, il brodo, il cotechino? Vabbè, Senza ge spendere ge troppo. generalmente e abbiniamo con questi piatti qui anche vini frizzanti che non costano molto, tipo i, i vari lambruschi delle varie mm. denominazioni, che insomma, secondo le regole dell'abbinamento, no, che contrastano il grasso e vanno bene sono ecco. ci, si può trovare dei buoni prodotti senza no, spendere che un grano quindi un buon lambrusco va bene un buon, abilità, guarda, un buon abilità, mani, vorrei far vedere il mio canetello no, il tuo canet è perfetto. meraviglioso guarda, guarda. È, beh, è di Giuseppe grande. Calabrese grande. non poteva che bravo. farci fare bella figura eh adesso vieni asciugati bravo sì, eh. allora dicevamo i lambruschi che vanno un po' rivalutate poi vicino insomma non è sono parenti vicini no? Sì. e invece se rimanessimo in Toscana per un bel bollito. Quindi... Bollito, Andrei, con un vino di alta acidità, sì, un pino Nero, un, vino, un Chianti Classico giovane, ecco, un vino, Andrei, in questa direzione. Padelino. E invece per il dolce, Pandoro, ecco, Panettone? proprio in questi giorni è uscito, i, sono, è, stanno uscendo i Moscati d'Asti dell'ultima vendemmia del 2014. Io andrei senza dubbio su un prodotto che è straordinario proprio... in questo mese qui e poi, poi meno, diciamo. Sì che i più bravi produttori che non sto a dire il nome verrei questo prodotto della straordinaria fragranza e fragilità e quindi siamo proprio italiani con classico 2014 però, eh? deve essere quindi quelli... Asti Moscato d'Asti Moscato d'Asti 2014 2014, dei più bravi produttori che non sto a dire il nome tipo Rivetti, Dogliotti, La Baudrina e, e vabbè Anten. se sono bravi sono nomi no, no, che ormai infatti, sì. conosciamo tutti e invece se volessimo spendere un po' parecchio di più io berrei un sotern più vecchio possibile. Mm. Ora, a parte i chem, così, ma può andare Beh, ora bene. Di no, chem, insomma, andiamo a spendere può andare troppo. bene Riussac, Couté, Climat, Sudirò e anche a volte FIO e altri. E invece, per sgrassare, spendendo tanto, che cosa dovremmo prendere? L'abbinamento che potrebbe essere un, un grande champagne, che potrebbe essere tipo. Un Prodotto, un produttore di Avise che si chiama Selos nel suo mm. permettopo che si chiama Sustanze che è un prodotto fatto col metodo Solera. o Un grande Krug millesimato. Mamma mia, ci hai fatto parecchio sognare come ci sta facendo sognare anche questo piatto. Che ricordiamo intanto a tre momenti, sì. al momento della cremina, prego ricordala. Allora, la cremina che viene passata dopo una cottura di 45 minuti. Dove mettiamo il cavolfiore, il cipollotto e l'acqua col sale mm. a cuocere? Sotto. E un pochino di birra, noi abbiamo messo. E un pochino di birra, che tra l'altro è già assaggiata e ci sta molto bene. Mm. Poi la passiamo, uh, mantenendo sempre la temperatura, facendo attenzione che non vada troppo giù. E l'altro momento è quello dei canederli. Ecco, i canederli che ricordiamo abbiamo fatto con un pane incredibile! Taglio giapponese. taglio giapponese, ma pane toscano. Pane toscano. Pane toscano, taglio giapponese, tagliato fine, 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 piccolo, piccolo. Sì. Poi abbiamo messo degli scampi, dei, scampi mero, e gamberi. Scampi e gamberi, tagliati proprio fitti, 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 Quello tipo sì. tartare. Dopodiché abbiamo messo un uovo, del limone, erba di cipollina e prezzemolo. Abbiamo esatto. unito il tutto in modo tale che si amalgamasse e l'abbiamo passati per fare una pallina, preso un pezzettino e fatta rotolare sì. nella mano. L'olio fa sì che, sì, sì che diventi tonda e lo dimostra quello che ha fatto il Assolutamente, Giuseppe, Vabbè. è stato veramente. I canederli sono andati a essere cotti in semplice acqua E poi appena vengono su, come i gnocchi, sono... Arrivano su. Quindi, e lì invece cosa ha fatto? Quella è la parte finale, cioè la, una consistenza del diversa. No, so, sì, solo il gambero tritato eh, per dare una consistenza e un sapore diverso che fa da contrasto alla pastellina di cavolfiori e al canederlo. Ecco, Va allora là. impiattiamo. Impiattiamo. Okay. Marco e Valentina, anche voi avvicinatevi perché, tra l'altro, sono colori questi due piatti abbastanza simili, sia il vostro che l'altro a livello cromatico. È l'autunno, sì. eh? sì, colori sì. dell'autunno. Poi, vedi quando si dice lavorare con i prodotti di stagione: no? lui ha eh, il cavolo, questo sì, il cavolfiore, sì. Marco aveva il cavolo cappuccio. Sì. E alla fine, poi i, i piatti si, sì. si ritrovano, no? Eccola qua. Il, canedelo, primo il primo canederlo è di Giuseppe, il secondo è di Michele, il terzo, scusami Valentina, è il tuo. Grazie. Va bene, il mio scusa, non no no no, metti tutti i canederli. Eh no, c'è il mio, c'è il Metti No no, metti tutti i canederli, insomma. No, è che lui è giapponese, sì, sì. È, è preciso, aveva dato, esatto, una coreografia no, no. precisa del piatto, Ma scusate. Ma io la faccio all'italiana, eh. va bene. Eh. Anche perché pane toscano, taglio giapponese, è, è piatto... Okay. Sì, sì, anche quello. Ah, sì, Bravo, sì, sì, sì. Sì. Oh, ora mi sento più tranquilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6. Daniele non lo no, no, no. userà. A posto. Ecco qua. Bellissimo questo piatto. Ricordiamo velocissimamente attraverso la videata tutto quello che abbiamo fatto, cioè i tre momenti, un momento per la crema. Un momento per la crema, un momento per i canederli e poi la, la, il momento finale che è quello dei gamberi. <ride> sì, ma questi sì. bei tre momenti come facciamo a viverli? Se non mi dici, Hai ragione. come si fa? Come si fanno? Allora, quindi il momento de, del cavolfiore è quello cotto a, a bassa temperatura con un po' di acqua e cipollotto. Il canederlo. Abbiamo messo anche un po' di latte, e lui si è scordato adesso. Sì. Eh, eh, sì, eh, sì, 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 avevi detto così. È vero, eh, è vero però al posto del latte eh. poi ho messo la birra. Ah, ecco, va bene. Ecco. Poi. Poi abbiamo frullato tutto, è diventato, diventato, diventato una crema. Poi abbiamo poi preso. I canelli, abbiamo mischiato gambe e scampi con uh, il taglio di pane giapponese. E abbiamo messo un uovo dell'erba cipollina, del prezzemolo, abbiamo messo tutto, in, tutto insieme, abbiamo fatto delle piccole pallette Bravo. e le abbiamo poi cotte al vapore. Allora, a questo punto io saluto tutti i miei ospiti di stasera. Grazie. Michele Marcucci che torna a Pietrasanta Grazie. nel suo meraviglioso ristorante, l'Enoteca Marcucci, ristorante ma non solo. Giuseppe Calabrese Ciao, che torna buonasera. a scrivere e a cucinare. Ciao. Volevo chiederti che cos'hai nella tua cucina, ma glielo chiederemo la prossima <ride> volta. Daniele con il suo collaboratore, il ristorante Dol Pescatore in Piazza del Carmine, Marco Stabile, Ora d'Aria e Valentina Guttadauro, la nostra nutrizionista. Arrivederci a tutti.